è più sostenibile una situazione in cui a un'emergenza europea si risponda solo con risorse e impegni italiani. Quindi noi chiederemo oggi alcune cose molto semplici e ci auguriamo che dall'Unione Europea, al di là degli attestati di solidarietà, vengano degli impegni. Le cose semplici sono: uno, ci vuole un impegno e un sostegno dell'Europa, oltre che delle Nazioni Unite, all'azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Due, è assolutamente necessario rafforzare economicamente gli impegni per Frontex e Triton. È incredibile che una superpotenza come l'Europa spenda 3 milioni al mese per Triton. Tre, è assolutamente indispensabile moltiplicare gli impegni economici per la gestione dell'accoglienza e della cosiddetta Convenzione di Dublino. Ripeto, quello che è in gioco è la reputazione dell'Unione Europea. Lo hanno detto in tanti negli ultimi giorni, purtroppo la tragedia dell'altra notte lo rende evidente. C'è bisogno di risposte e di risposte impegnative.